ci vedevamo sotto pandemia, no? Il mio pensiero era sempre quando vedevo gli ospiti collegati, era un giorno ci rivedremo di persona. Allora, Silvio Garattini. Finalmente ci vediamo. Finalmente ci vediamo, esatto, infatti qua lui è... vivi a Bergamo, a Milano, no? A Milano, sì. Anche sì. Se originario di Bergamo. Sono bergamasco. Dico due cose così di cappello. Silvio Garattini ha 93 anni compiuti. Sì, è uno dei maggiori scienziati italiani, farmacologo. Comunque ha diretto l'istituto Mario, fondato e diretto l'istituto Mario Negri, quindi uno dei maggiori esperti di farmaci nel nostro paese. E onorificenze a non finire, cavaliere di Gran Croce della Repubblica, Legion d'Onore della Repubblica Francese per meriti scientifici. E mi piace ricordare che lei nasce nel 1928 a Bergamo, quindi ha visto la Seconda Guerra Mondiale, ma mi piace ricordare che nasce in una famiglia semplice. Sì, certamente, eravamo una famiglia modesta. Ma ricordo molto bene, mio padre era orfano di tutti i suoi genitori, quindi era cresciuto in orfanotrofio, e era un modesto impiegato di banca. Io ricordo molto bene la guerra e quindi diciamo ho molta simpatia e attenzione per quello che sta succedendo in Ucraina. Io ricordo appunto cosa erano i tempi in cui avevamo la carta annonaria, perché c'era un certo numero di grammi di pane al giorno, non più di quello, e tutto era razionato, tutto. E poi vi ricordo alla sera gli allarmi, il dover correre nei rifugi, e quindi ho molta simpatia per quello che sta succedendo ai bambini in Ucraina, e soprattutto ai bambini che sono ammalati. Ho letto fra l'altro sui giornali che stasera c'è una trasmissione, una rubrica della RAI che si chiama, mi pare, O anche no, qualcosa del genere, che parlerà proprio dei disabili ucraini e dei bambini, della necessità di aiutarli. Noi li abbiamo seguiti dal Donorione, che dall'Ucraina, esatto, sono riusciti ad arrivare in Italia. Sì, e ci sono anche tanti bambini che hanno tumore, che in questo momento come non no? sono in grado di essere... Quindi ho visto che, Gesù, esatto, ho visto che c'è una raccolta di fondi, quindi speriamo noi che sia... Noi abbiamo una raccolta di fondi, quello è UNHCR, UNICEF. Esatto, speriamo che sia Croce il Rossa. Più possibile efficace. E a livello personale, rivedere la guerra in Europa, che cosa le ha provocato? È un senso di grande angoscia. Devo dire che ormai ci eravamo dimenticati. Pensavamo che ormai le guerre non ci sarebbero state più, anche se purtroppo abbiamo visto tante guerre settoriali, abbiamo visto tanti morti, abbiamo visto tante cose atroci, però pensavamo che queste cosiddette guerre mondiali non ci fossero più, e invece siamo a rischio. Io penso che dobbiamo stare molto molto attenti, perché in tutto quello che facciamo, perché siamo di fronte a qualcuno che vuole in qualche modo riprodurre Hitler e i danni che ha fatto Hitler nel nostro... Lei vede delle similitudini? Vedo molte similitudini, purtroppo. Perché? Beh, perché per esempio anche lui si è fatto eleggere, tra virgolette, presidente a vita. Anche lui pensa sempre in termini che dobbiamo proteggere il nostro paese contro i nemici che stanno al confine, che era una delle tipiche idee di Hitler. E quindi a ogni confine troverà qualcuno che penserà che sia amico, quindi dobbiamo stare attenti che non ci sia una... Umanamente, professor Garattini, come si spiega che ci sia ancora qualcuno che scatena guerre? E, diciamo, secondo me dipende molto dal fatto che dove c'è una dittatura c'è sempre una grande tendenza alla guerra. Le democrazie non è difficile che si facciano guerra, reagiscono semmai, rispondono con legittima difesa, ma non è proprio la dittatura, è per quello che dobbiamo aver paura di qualsiasi dittatura. L'esperienza da bambino della guerra ha condizionato la sua vita in qualche modo? Era comunque, se si cresceva sotto le bombe? Beh, io ho avuto la fortuna che la scuola non era stata interrotta, cosa che diciamo mi ha dato molta preoccupazione invece per quello che è successo con il lockdown. Con il Covid.
e con il Covid. Allora, questa è la foto di suo padre che si chiamava Aristotele. Sì. Sua mamma si chiamava Anita. Abbiamo visto papà orfano, messo in... Lui è Aristotele, suo padre. Sì. Papà mi ha messo in orfanatrofia a 2 anni, per cui immaginate l'Italia che anni erano. Lei è nato nel 28, sì, era all'inizio, certo, rivoluzione industriale. Era mio padre, è nato nel 98, quindi insomma, okay. Fine dell'800. 1898. E sua mamma, peraltro, rimase paralizzata a seguito di un incidente domestico, sua mamma Anita, quando aveva 18 anni. E da lì, pensate cos'è la vita, il professor Garattini decide che lui doveva occuparsi di sanità. Sì. E voglio dire anche una cosa, cioè in questo rispetto, da questo punto di vista, che noi oggi tendiamo a criticare perché si può migliorare il Servizio Sanitario Nazionale. Io ho vissuto il periodo in cui il Servizio Sanitario Nazionale non c'era e quindi la gente, la maggior parte delle persone non c'era in quel momento, quindi non può sapere quanto è importante avere un Servizio Sanitario Nazionale. Cosa succedeva? Sua mamma Anita? Io ho avuto anche mio fratello che ha avuto dei problemi di salute, mio padre ha dovuto prendere un lavoro in più di quello che faceva. Io mi ricordo alla sera e al sabato lavorava tutto il tempo. Perché? Per pagare i medici, per pagare i farmaci, per fare quello che era necessario. E allora la situazione era, se avevi soldi potevi curare, se non avevi soldi peggio per te. E quindi la gente, è un messaggio che credo dobbiamo dare, perché la gente non ha idea di quanto sia prezioso questo Servizio Sanitario Nazionale. È vero che lo dobbiamo migliorare, però è altrettanto vero che non lo dobbiamo perdere. Professor Garattini, per lei personalmente, cioè, lo ha deciso in quel momento quando ha visto sua mamma che stava su... Sì, io ho pensato che, ho sempre pensato che la medicina, insomma, era in un primo tempo, come spesso quando si è giovani, pensavo molto alla psichiatria, però poi siccome, diciamo, ho fatto... un tipo di scuole... Psichiatria utilissima di questi tempi per tutti noi. Siccome, diciamo, ho fatto un tipo di scuole un po' anomalo. Io ho fatto una scuola come perito... Esatto. Io sono un perito chimico, che sono molto fiero di questo titolo, certo, che è uno di quelli che ho guadagnato. Poi ho fatto gli esami di liceo scientifico. Pure. Poi, per forza, perché allora non si poteva andare all'università senza... E poi papà e mamma cosa dicevano quando avevano questo figlio? Ma mio padre era molto severo con me. Cioè, mi ricordo che alla sera, quando lui lavorava, io facevo i temi, facevo il tema, quello che poi lui, perché mio padre aveva letto molto, era colto, scriveva bene in italiano, e mio padre mi leggeva il tema e poi faceva track, track, puoi fare meglio. Addirittura? Sì, e finché non andava bene non andavo a letto. Mio padre è stato molto severo, io sono gratissimo a mio padre perché è molto severo e mi ha molto abituato a essere critico, perché non dimentichiamoci che io ho vissuto nel periodo fascista, quindi ero molto influenzato da quello che mi dicevano a scuola. Mio padre invece mi diceva, guarda che ci sono anche altri punti di vista, e mi faceva sentire Radio Londra durante la guerra. Perché voleva che capissi che ci sono vari modi per guardare i problemi, e questo, diciamo, è stato molto molto utile. E sappiamo poi l'importanza dell'informazione in questo momento, sappiamo anche, adesso lei ha fondato l'Istituto Mario Negri con questo gioielliere. Sì, questa è una storia, è una storia un po' singolare, perché... L'idea è venuta quando sono stato la prima volta negli Stati Uniti, che sono stato un paio di mesi a visitare molti posti e ho capito cos'era la ricerca negli Stati Uniti, che era molto diversa. E l'abbiamo creata anche in Italia. E abbiamo cercato di farla anche in Italia, grazie a questo filantropo milanese che mi ha lasciato i fondi e tutto quello che era necessario per realizzare. Ecco, c'è una fotografia di Mario Negri. Ci sono persone di cuore mondo che consentono l'avanzata dell'umanità. Sì. Allora, è nonno, ha anche un pronipote. Sì. L'estate va in vacanza. Bisnonno. E va in vacanza in Sardegna. C'è la nostra Selenia Orsella che le fa una sorpresa oggi. Ah. Selenia?
Esatto. Ciao Serena, buon pomeriggio. Noi siamo a pochi chilometri da Desulo, siamo praticamente a 1200 metri. Sento il professore che già ride un pochino perché ha sicuramente visto il nostro ospite che è un suo grandissimo amico, come stai? Giorgio Zanda. Stai bene? Ciao Silvio. Ciao. Come stai? Bene. Ti stai mancando un po', Silvio. Arrivo. Appena arriva la fine di luglio vengo. Ti aspettiamo con tutto il cuore. Tutto grazie. Che cosa vi unisce? Giorgio, cosa fate con professor Galattini? Ma sembra vero, hai visto Silvio? Io mi sono molto occupato. Ciao. Me l'ho fatto un'improvvisata oggi. Mi sono molto occupato di problemi di salute di tanti che stanno nella zona, nella Barbagia, per queste sono proprio Barbagia. Dove siamo, Selenia? A Desulo. Desulo. Siamo in zona Barbagia. Siamo peraltro in un bosco secolare di castagni meraviglioso, ecco, come potete vedere Serena, e alle nostre spalle c'è questa baita, e qui diciamo il professor Garattini viene praticamente tutti gli anni, ma pensate che la prima volta che è venuto qui è stato proprio in occasione di uno dei compleanni che festeggia in grande di Giorgio, e da allora Serena il professore non è mai mancato, vero? Sono quasi 30 anni che viene sempre a trovarti. Sì, non è mai mancato, mai. Certo. Male, poi lo aspettano qui a Desulo perché è una persona molto gentile, alla mano, ti dicevo le cose, è molto umile, capito? È una persona molto... una gentilezza particolare, capito? Giorgio, la nostra Serena ti vuole fare una domanda. No, volevo solo salutarti perché la puntata sta finendo, ho un altro ospite d'eccezione da collegare, volevo dire ci veniamo tutti a Desulo però, perché non vedo l'ora, così siamo un po' tranquilli a Desulo sicuramente. Ma da lui i pranzi cominciano a mezzogiorno e finiscono alle 8 di sera. Ma lei mangia poco, non è? È arrivata a 93 anni, però, fermo. Sì. Va bene. Allora, grazie Giorgio, grazie.